Ciao, io sono Davide De Vita e se ancora non mi conosci realizzo video di cucina sul tubo e mostro le mie versioni delle ricette più blasonate della cucina mondiale. In questo video voglio mostrarti come realizzare una cacio e pepe in modo infallibile. L'idea ha trovato ispirazione da uno dei video di Italia Squisita in cui lo chef Luciano Monosilio mostra la sua cacio e pepe infallibile utilizzando come ingrediente segreto l'amido di mais. Effettuando prove su prove ho potuto notare che in effetti l'amido di mais, come anche la farina d'altronde, hanno un sapore proprio e che quindi modificano, anche se di poco, il gusto della cacio e pepe. Inoltre, questi amidi conferiscono alle salse un aspetto leggermente opaco. Per questo motivo mi sono imbattuto nel ricercare un ingrediente in grado di donare alla crema caratteristiche uniche, come ad esempio la possibilità di non far filare il pecorino anche ad elevate temperature, non alterare il gusto della cacio e pepe originale e soprattutto evitare l'aggiunta di olio per conferire alla salsa un aspetto lucido. Leggendo svariati libri e consultando svariate ricerche mi sono imbattuto in una radice molto interessante, conosciuta come arrowroot. Pensate che l'utilizzo di questa radice viene riportato già da Escoffier nella sua guida culinaria nel 1902, quindi per nulla nuovo. In particolare esiste un tipo di arrowroot con caratteristiche superiori. Questa radice viene utilizzata soprattutto nei ristoranti stellati per restringere i fondi. Il suo nome è kudzu ed è appunto l'arrowroot giapponese. Proprio questo ingrediente sarà la chiave della cacio e pepe che non si può sbagliare. Sì, hai capito bene, uguale a che temperatura e per quanto tempo cuocerai una salsa al formaggio con le giuste dosi di kudzu, questa non filerà mai. Sembra fantascienza, ma è tutto reale e te lo mostrerò in questo video. Innanzitutto iniziamo con gli ingredienti che serviranno per realizzare questa cacio e pepe da fantascienza. Avrai bisogno del taglio di pasta che preferisci. Io utilizzo in genere le mezze maniche o gli spaghetti. Avrai bisogno del pepe nero in grani, che andremo poi a ridurre in polvere con un mortaio. Del pecorino romano, non troppo stagionato, mi raccomando, 5 mesi è perfetto. E il kudzu, che potrai acquistare facilmente su internet. Per farti comprendere alcuni errori comuni da evitare, ti mostrerò due tipi di preparazione e alla fine del video ti darò qualche dritta, quindi rimani in linea. La prima ricetta è stata realizzata con una mezza manica e la seconda con gli spaghetti. Nella prima preparazione ho messo a bollire poca acqua in una pentola e una volta arrivata a bollore ho calato le mezze maniche. Intanto ho preparato tutti i singoli ingredienti per realizzare la crema cacio e pepe. Ho grattugiato quindi il pecorino romano con una microplane, ottenendo una consistenza tipo neve. In seguito ho pestato il pepe nero senza averlo precedentemente tostato. In questo caso ho aggiunto una notevole quantità di pepe nero. Infine ho sciolto 1.8 g di kudzu in 100 ml di acqua fredda. A questo punto in un mixer ho aggiunto tutte le polveri, quindi il pecorino e il pepe e poi il kudzu sciolto in acqua. E per pulire il bicchiere graduato, mezzo mestolo di acqua di cottura. Dopo aver frullato il tutto ho ottenuto una crema semiliquida. Questo preparato di cacio e pepe è stato aggiunto in padella e portato a bollore. Come puoi notare, anche a 100 gradi il formaggio non è iniziato a filare e la salsa non si è minimamente divisa. Inoltre l'aspetto rimane lucido per tutto il tempo di cottura. Una volta portata la salsa a bollore è possibile aggiungere le mezze maniche e mantecare fino a restringere leggermente. A questo punto si impiatta e se magna. Dopo aver realizzato il test primario ho fatto diversi tentativi e adesso ti mostrerò la ricetta che secondo me è riuscita meglio. Quella perfetta. La prima cosa da fare è quella di mettere a bollire poca acqua in una pentola in modo da concentrare quanto più possibile gli amidi, ci daranno ulteriore aiuto per ottenere una consistenza ancora più cremosa. La cosa incredibile è che con questo metodo la risottatura della pasta è praticamente opzionale e non obbligatoria. A questo punto tosto i grani di pepe in padella. Per la precisione tosto 16 grani di pepe a porzione. Come ti ho detto sarà una ricetta perfettamente bilanciata. Dopo aver tostato i grani di pepe li pesto con un mortaio, li metto da parte. Questa volta sciolgo 3,5 grammi di kudzu in 120 ml di acqua fredda e porto il tutto a bollore fino a far restringere ad una consistenza semi-gel. Ci vorranno circa 2 minuti. A questo punto metto il composto da parte per farlo raffreddare. Una temperatura di circa 50 gradi sarà perfetta, oppure aspettate circa 5 minuti. Non ci resta che grattugiare il pecorino romano. La quantità ideale è circa 140 grammi a porzione. Sembra tanto, ma fidati che ti piacerà. Una volta grattugiato a dovere, è il momento di aggiungere tutto nel mixer. Prima le polveri, quindi prima il pecorino romano e poi il pepe in grani. E infine il semi-gel di kudzu. Frulliamo il tutto e otteniamo una crema perfetta, lucida
è profumatissima. Adesso il gioco è semplicissimo: aggiungiamo la porzione di crema di cacio e pepe che desideriamo nella padella. Io suggerisco di essere generosi e utilizzare le dosi che ti lascio sotto nel video. Io stempero la crema con un mezzo metro di acqua di cottura, ma anche questo è opzionale. Accendo la fiamma al massimo e lascio ridurre leggermente. A bollore aggiungo gli spaghetti, al dente ovviamente, e manteco. Come puoi vedere, una crema del genere è quasi illegale. Ma la cosa più emozionante è che risulta impossibile da stracciare e rimane super lucida. Impiatto di lungo a questo punto questa cacio e pepe da brividi e vado all'assaggio. Ti assicuro che era qualcosa di disumano, cremosissima, al dente, con il giusto apporto di pepe e la giusta sapidità. Una goduria. In questo video ti ho mostrato come riuscire a non sbagliare più una cacio e pepe. Questa ricetta la può replicare chiunque. Dopo aver portato a termine diversi test, prima di arrivare alla ricetta definitiva, posso darti qualche consiglio per evitare errori comuni. In primis, per rendere il kudzu più efficace è necessario portarlo a bollore e poi aggiungerlo nel mixer, quindi ottenere dalla bollitura una sorta di pre-gel. Inoltre, nel primo test, il rapporto tra salsa e quantità di pasta era sbagliato. Troppa pasta per poca salsa. Il risultato è quindi una pasta troppo asciutta e poco cremosa. Un altro errore è stata l'eccessiva quantità di pepe e la mancata tostatura. La ricetta perfetta definitiva tiene conto ovviamente di questi errori e li risolve tutti. Le dosi bilanciatissime e tutti i parametri che ritengo fondamentali per la buona riuscita li trovi in descrizione. Detto ciò, questo video giunge ora al termine e spero ti sia piaciuto e l'abbia trovato utile. Fammi sapere nei commenti come ti sei trovato con la mia ricetta, magari riesci anche a migliorarla. Se ti fa piacere, iscriviti al canale e lascia un bel mi piace al video in modo da supportarmi nella crescita sul tubo. Io ti auguro un buon proseguimento di giornata e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!